Questo non è solo un risultato straordinario, è un obiettivo di mandato che avevamo raggiunto, la riapertura dei padiglioni, e anche e soprattutto, ed è questo il segno più bello, l'obiettivo di restituire ai nostri cittadini che per tanti anni non hanno potuto visitare i loro cari, non hanno potuto vivere questo momento, questo luogo di rispetto, di dolore, ma anche di consolazione. Oggi riapriamo soprattutto il cimitero, ma riapriamo la possibilità, gli spazi del nostro cimitero, ma la possibilità veramente di stare vicini ai propri cari. E questa è la cosa più bella, poter dare una risposta anche alle tante lacrime, alle tante richieste che abbiamo avuto nel corso di questi anni. Oggi non è più chiuso, oggi è aperto quindi al momento della consolazione e del rispetto. E poi c'è l'altro tema che è molto importante, come ricordava lei: non esistono al momento fondi per la ricostruzione dei cimiteri, o comunque sono messi in coda rispetto ad altri interventi, quindi il rischio che correvamo era proprio questo, di tenere questi spazi chiusi sine die. Ci siamo inventati di fatto, attraverso la collaborazione con la Protezione Civile e il Commissario per la Ricostruzione, un percorso amministrativo che ci ha consentito di una riapertura che è di fatto una pre-ricostruzione, quindi anticipando la ricostruzione dei cimiteri, degli spazi più, di alcuni spazi del nostro cimitero urbano, che finalmente appunto torna ad aprirsi alla collettività. A febbraio 2020 mi sono insediato, nel mese di marzo-aprile insieme al sindaco incontrammo l'allora ingegner Borrelli, capo della Protezione Civile, e da lì iniziò l'attività anche di sopralluoghi con i propri funzionari per verificare la possibilità di poter finanziare un'operazione di questo tipo. Abbiamo saputo gestire questa operazione, certo dal 2016 l'abbiamo recuperata nel 2020, adesso l'abbiamo restituita alla città come un impegno che ci eravamo presi, perché era un'attività prioritaria poter restituire ai nostri concittadini la possibilità di andare a fare visita ai propri cari.